Ieri sera ho fatto 3 ore di coda e oggi è quasi un'ora. Sempre qui? Sì, sempre qua. Ormai andiamo avanti così da 2 anni. Sembra che non sia cambiato niente, che sia rimasto uguale, non lo so. Dipende anche dalla responsabilità degli individui. Anche ieri sono venuto. Sono stato ancora di più. Sono stato 4 ore in fila. Siamo venuti stamattina e c'erano 4 ore, quindi siamo tornati oggi. Adesso speravo un po' meglio, ma più o meno siamo lì. Sembra una via crucis di automobili, quella che da San Giuseppe arriva fino all'ex dogana, con tempi di attesa oltre le 3 ore nella prima parte della mattinata, lunghe le code sulla viabilità ordinaria con ripercussioni anche sulla tangenziale, in tilt l'intero quadrante cittadino. Questa è la percezione di Silvia, addetta all'accoglienza. A quanto vedo è peggio di una classica domenica, che di solito c'è appunto il disastro qua al punto tampone. E non ho niente da aggiungere, cerchiamo sempre di smaltire più velocemente le macchine, perché sennò la strada, anche chi va in dogana, è intasata. Chiaro che davanti al caos della viabilità il tema sia anche di ordine pubblico, lo ammette lo stesso sindaco di Treviso in contatto con Prefettura e ULS 2. Ci siamo sentiti questa mattina con il direttore Francesco Benazzi, devono cambiare le regole dei tamponi perché un'affluenza così straordinaria è ingestibile sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo 3 pattuglie della polizia locale fisse, creeremo la doppia corsia d'ingresso, ma non sarà ancora sufficiente se i numeri sono questi. Proprio per questo l'attivazione di nuovi Covid point dovrà essere adottata in tempi brevi. Dobbiamo assolutamente alleggerire la pressione e l'affluenza dei cittadini, che oggi sono la stragrande maggioranza concentrati sul centro vaccini della Dogana, che ha mandato completamente in tilt il quartiere San Giuseppe e anche la tangenziale, con delle ripercussioni che possono essere anche pericolose, nel senso che i mezzi di soccorso non possono transitare, oltre ai ritardi che stanno subendo i cittadini, ai quali voglio rivolgere le mie scuse, nel senso che capisco il disagio che stanno subendo. È altrettanto vero che noi stiamo facendo il massimo per cercare di gestire una situazione che è più grande di noi, però.